Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie World of Tanks. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare il link per seguire i miei canali social, troverete un link che vi permetterà di acquistare con uno sconto del 5% Wondershare Filmora, oltre naturalmente a trovare i miei canali social e il link che vi permetterà di acquistare da i piani bio. Allora ragazzi, andiamo avanti con la nostra carriera. Saluto e ringrazio naturalmente tutti voi che mi siete passati a salutare. Naturalmente ringrazio anche tutti voi che passate a dare un'occhiatina in questo canale. Naturalmente, se non siete iscritti, vi invito a farlo. È totalmente gratuito. Oggi proveremo per la seconda volta World of Tanks. Vedremo un pochettino se siamo, come dire, abili, soprattutto nel riuscire a portare avanti questa carriera oppure no. Lo sapremo. Facciamo una bella scuccatella di mani. Ecco qua, perfetto. Oh, ci sta mettendo un po' di tempo. Allora, cambiamo un po' categoria, direi. Vediamo un pochettino se con questo siamo più fortunati, altrimenti andremo avanti con la fase di addestramento. Ok, facciamo un po' di addestramento perché noto che oggi facciamo un po' di addestramento formale. Andiamo avanti con la nostra avventura. Allora, andiamo a studiare. Lakeville abbiamo, Ruinberg. Ok, andiamo avanti. Naturalmente mi sono portato un pochettino avanti questa carriera e mi sono bloccato in un punto estremamente complesso e complicato da superare. Willa, Dennis, carissimo, buon pomeriggio a te, bentornato, anzi bentornato io. Oggi, come vedi, vestiamo il ruolo dei carristi qua. World of Tanks, non so se lo conosci questo giochino, comunque è un free to play che lo trovi sia su Steam e, se non ricordo male, anche su Insta Gaming. O Caparogero, qui voglio, vi assicuro che non è facile. And so, hi everyone, welcome to this video. Destroy all targets. Let's try to destroy the enemy tank. Use the terrain to hide most of your vehicle. Penetration. Okay. Right. We have to take. Destroyed. And now we have to try to destroy that one. Dobbiamo provare anche a distruggere quelle, vi assicuro voglio che non è facile. Thank you.
Bella complicatuccia. Quite hard to do. Got it. Colpito. Ok. Ok. Yes, dobbiamo raggiungere prima la linea di tiro, ovviamente, per poter poi fare fuoco. Ok. Willa, Gaia carissima, buon pomeriggio a te. Un attimo solo, che questa la vedo proprio molto molto difficile. Vai, spara, 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 spara. Hai notato qualcosa di nuovo, Gaia? Finalmente! Aspetta, Gaia, che qua questa è un po' a tempo questa situazione. Poi passa a fare anche la show. Carissima, comunque, buon inizio settimana. E come sempre, thank you so much to be here with us. No, lo sapevo. Lo sapevo. Mitica, mitica Gaia. Mitica, mitica Gaia. Mitica, mitica Gaia. Tuzze, 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 ale, ale. Dov'è il nostro Dennis? Dov'è, dov'è, dov'è? Si è nascosto? Una spuccatella di pane, vai! Ma anche quattro spuccatelle di pane. Bello complicato, eh? Riproviamoci. Never give up. Oh yes, se sapessi come farlo, lo farei, e tuts e tuts. C'è il ping bello alto qua, 67 millisecondi. Ah, diciamo che io... a parte per questioni personali, poi anche perché avevo notato che i miei contenuti nell'ultimo periodo non erano, diciamo così, abbastanza buoni qualitativamente, anche se è chiaro che io sono un dilettante, però sai, lasciando dei segni e cose così, insomma, preferirei e preferisco sempre fare qualcosa quanto più possibile, diciamo così, qualitativamente discreti, ecco. Allora vediamo se riusciamo a... ah no, ci abbiamo ancora questo qua da
Io sono sulla linea di tiro del carro distruttore, del tank destroyer. Questo è... Ok. Vediamo un po' se siamo capaci di colpire. Io direi di sfruttare quest'altra visual. Non riesco ancora a riuscire a usare bene il mouse qua. Beh, intanto lui va a vuoto e vado a vuoto pure io. Vediamo un po'. Oh, Gaspari! Questa mi sta distruggendo il carro. Vai, 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 vai. Veloci, veloci, vai, vai. Oh, dai. Manca un piccolo pezzettino. Ah, finalmente. Caro Gaspari, bentornato. Anzi, sono io che... deve dire che... sono ritornato io, effettivamente ci avete ragione. Buon pomeriggio e quale imperatore qua. Se qua al massimo possiamo essere il giardiniere. Che è un nobilissimo lavoro fra le altre cose. Vai. È lo spa. Vai, va. Ah giusto, mi ero dimenticato che c'è un anticarro laggiù. Allora qua si sì, è match. Eccolo là, vai. Dai, spara, spara. Lo spa. Oh, l'abbiamo quasi fatto fuori. Oh, vai, spara, spara. Ok, bravo carro. No. Bello spa. Bello spa. Spara, spa. Bravo. Yes. E tuz e tuz. Mi fa piacere, caro Gaspari. Mi fa sempre piacere quando riesco a leggervi, insomma, vuol dire che ci siamo. Ma queste... aia, mi blocca sempre allo stesso punto, mi blocco. Questo è difficile. Cambiamo un po', vediamo un po' se ce n'è qualcun altro un po' più semplice. È probabile. Lui però mi pare che saluta, eh. Oh, grazie Gaia, grazie per... ah, devo fare la liscia carga rossio. No, non mi dice nulla, su OBS funziona regolarmente.
Vediamo un po'. Ecco qua, funziona. Scucca taos, domani il nostro mister Gasparini e tuz e tuz. Jackbox Party Pack. Ah. Right. Oh yes. Allora scegliamo un altro, un'altra sezione, da un po'. Vediamo. Vediamo un po' questo LLS Fus. Ah, io anche io ho preso una sedia da scrivania, perché quella che c'avevo prima era un po' scomoda. E l'ho pagata intorno ai 110 euro. Presa su Amazon. È abbastanza buona. Devo però, per esigenze, mi devo prendere alcuni cuscini lombari, eccetera, eccetera, per stare ancora più comodi. Andiamo. Let's go. Aia Gaia. E allora ti devo fare un po' di carica caffeina dalla moca direttamente. Mi dispiace, spero sia riparabile, insomma, che non ti venga a costare una grossa cifra. Vai Gaia, adesso spariamo il primo colpo per la nostra Gaia, il secondo per il nostro Gaspar House Gaspar House, e poi per il nostro Dennis. Che non so se c'è ancora Mr. Dennis qua, o se ci ha abbandonato. Dennis, fatti sentire, tuz e tuz, e non tunzi tunzi. Allora, questo modo si fa vedere. Ok. Ecco qua, ma dobbiamo far sparare prima il carro. Vai, spara, spara, aia. Ecco qua, oh, bello forte. Hashtag bello forte, come direbbe il mister Moreno. Allora, andiamo in puntamento. Io non capisco perché questo mi rimane in gastreto. Oh, alla fascia del bicarbonato di sodio. Bello forte. Vai, vai, spara, spara. Bello, spara. Ai. Boom. Gli abbiamo fatto la festa. Allora, mo ci sta quest'altro carrozzo qua. Carrozzen. Iniziamo a puntare più o meno là. Mi sa che devo cambiare questo mouse. Ehi. Troppo veloce il mouse. Mannaggia questo mouse. Ah, ok, quindi stai mandando una replica. È importante scriverlo che stai mandando in onda una replica. Lasci video qua, intanto vanno fatti i tre quarti della resistenza della cosa qua. Alright, rapida una bella sprite. Ui, Moreno,
carissimo buon pomeriggio. Etus etus. Mannaggia. Ma che mazzo. Cioè volevo dire che fortuna. Boom. Enemy target destroyed. Lo so. Va bene, qua rischiamo che non arriviamo all'ultima casella qua. Questa è bella complicata. Spuntano le cipolle. Io ancora devo capire com'è. Oh, un solo colpo è arrivato Moreno e subito abbiamo fatto e tutti i panni. Ah, questo è complicato, vedi? Devo imparare a brandeggiare. Oh. Boom. Bella spa, vai. Dai. Bella spa. Spara. Comunque pare che Pandozzo tutto a posto, Marino funziona adesso. Bombe sganciate, come diceva in Call of Duty 2. Modern Warfare. Sherubaspita. Boom. No sparition. Boom. Critical hit, sì. Boom. Io lo dico che sono questi carri pesanti che sono veloci ed efficaci. Oltre ad avere un mouse che non è proprio il massimo, che è un mouse abbastanza leggero. Servivo io. Grande Gaia. Il Pandozzo quello sapeva che dovevi arrivare tu. Ma guarda com'è complicato. Un colpo di pedale a quella parte, attenzione. Questo è più complicato. Devo alzare un po'. Boom, niente. Dai, scappa. Vai. Boom. Dai che ci stiamo riuscendo. Almeno con questo carro qui ho capito che è molto più corazzettero. Uita, carissimo. Buon pomeriggio e tus. Anzi, come dice Moreno, e tunzi. Ci stiamo riunendo quasi tutti quanti. Manca solo Mr. Oh. Dai. Boom, e uno. Ai, qui si mette male, voglio. Ottimo, se riesco a vedere dove sta. Oh, ecco. Scia miseria, match. Eccolo là, boom. Ottimo, vai. Critical hit, vai. Yet. Boom. No. Non mi colpirai. Wow, ragazzi. Siamo proprio al limite della sopravvivenza. Boom. Hai visto Moreno che ci è venuto a trovare? Ci siamo quasi tutti quanti. Manca solo e tuz. Hashtag e tuz. Vai. Mi dimentico che qua non sono su YouTube.
Comunque, amici di YouTube, come sempre, vi ricordo di passare nel canale di Moreno e di andarlo a guardare i suoi videozzi. Mannaggia sto mouse, ecco qua. Vai, 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 prima che si gira, oppla. Freghiamolo, lello spa. Ecco qua, lello spa. Boom, noi ce l'abbiamo qua a tiro, vedi? Questo è più complicato di tutti. Non fateci caso se... Facciamo il salto a giochetto. Vai spa. Boom, ragazzi. Qua ci vuole una bella scuccatella di mani. Wow, ragazzi, questo è proprio complicato. Questo è veramente complication, ragazzi, eh. Allora, vediamo. Ora vi metto il link dell'ultimo video di Moreno, che naturalmente anche voi amici di Twitch che guarderete questo video in replica, vi invito a passare a guardare e a spolliciare, come dice hashtag Morenaus. Ok, il problema è semplicissimo, cioè che dobbiamo fare i conti con il carrettino più leggero. Una liscia Gargarozzo offerta da Pandozzo. Questo programma è offerto da Moren House. House, house. Oh yes, my friend. Wow, un anno sette mesi. Azzo Moreno, un anno e sette mesi, tre giorni e 22 ore. Mamma mia, pure quelle 22 ore mi hai sopportato, Moreno. Aspita, c'è passato un anno. Quel giorno ricordo che quando vidi Moreno, dissi, ma tu sei proprio tu, quello là, quel famosissimo Moreno. Lui disse, sì, sono io. Dissi, ah, la fascia del bicarbonato di sodio. Poi abbiamo anche, come dire, stretta un'amicizia, seppur, diciamo, virtuale, però di stima e di buoni consigli, diciamo, quindi non di a fornire astio a queste cose qua. Allora vediamo se andando riusciamo a beccare questo, mi muove, non mi... boom, aia. Allora, facciamogli scaricare il colpo. Vai, spara, spa. Bello, spa. Vai, spara, spa. Un momento, se mi fai... niente. Vai, bello, spa. No, non spara. Oh, devo spassarlo un pochettino. Oh, forse ci siamo, dai. Dai, dai. Boom. No, più di un anno, Moreno. Guarda che come minimo ne sono...
conosce la miseria. Come minimo ne sono minimo due. Come minimo due. Io ce l'ho da 2 anni questo account. Quindi a massimo a 3 saranno 2 anni e 7 mesi. Ma non 1 anno e 7 mesi, eh. Niente, non gli ho fatto nemmeno il solletico. Pacipa. Pacipa. Caffè emoticon sorridente. 91 sottolineatura VRA appena usato. 10 bit per fare il tifo. Grazie Morino. Thank you so much. Grazie per il caffè Taos. Nacci, questo mai mi fa. Oh. Boom. Boom mouse. Quello mi è più complicato, eh. Grazie Morino. Aspetta qua. Shut up. Il tempo è tiranno qua, quindi. Eccolo là. Però non ho capito l'altro colpo da dove arrivava. Bella spa. Boom. House, Gaspar House. Abbiamo fatto anche la sigaretta per House, Gaspar House. Dopo Moren House, et House, o Brasileiro. È un po' di icona, meglio. Allora, questo mo mi becca. Il problema, eccolo qua, è sempre che. Il problema è sempre il mouse che. Boom! No! Oh, vai! Yes, I do! Ah, questo è complicato, eh! It's very complicated! Perché this is. La threat. Dai su, un po' di incoraggiamento. Un po' di incoraggiamento, aiuti, dai! Un po' che ti fa tuzzo e tuzzo. Prima che stiamo a fa. Dai, scrivete tuzzo e tuzzo, vediamo se riusciamo a. Oh! Chi ha scritto tuzzo e tuzzo, vediamo. Bravi. Bravo a chi scriverà e tuzzo, va bene anche tunzi. Alla Moreno. Come scrive Moreno. Yes, my friend, ma I think una mouse che fece un po' pena. Cacchio. Boom. Va. Bravo. E la spara, Boom, no? Questo fa male. Lo sapevo. Lo so che non si distrugge da solo. Sciammi se. Ho capito quello che devo fare. Prima che. Ah, ecco qua. Prima che. Ma sciammi se. Miseria Moreno, ma avete capito? Ito, hai capito? Questo mi stava aspettando là dietro, Boom! Oh ragazzi, mi state portando fortuna. E tuzzi, vai. Bella tuzzi, tunzi. Vai con tunzi. Quello fa molto male, fa.
Boom! L'LSPA! 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 Boom! E questo sta dietro ai cespugli, vedete? Quella si è infrescata. Boom! Spara, spara! L'LSPA! L'LSPA! Tunzi, tunzi! Boom! Tunzi, tunzi a lei! Hashtag tunzi, tunzi a lei! Vai! Oh, ma che sia! Oggi è il Tunzi Day! Ovviamente il correttore di YouTube lo devo correggere, Tunzi! Guarda chi là. Boom. Non mi colpire. Non mi colpire. Boom. Tunzi House. Aspetta, ma ce ne sta un altro là. Sì. Quindi facciamoci prima quell'house. Che si fa lo spelle house. Allora sta chi sto spelle house. Boom! Questi sono i carri artiglieria là, eh? Questo mi è complicato. Ragazzi, ho bisogno del vostro e tunze tun, tuzze tuzze, tunzi tunzi. Dai! Dai! Ciao miseria! Si ingrippete un altro il mouse, ragazzi! Si ingrippete il mouse. Ok. Ok, vai. Solito trucchetto l'LSPA, l'LSPA. Ottimo, vai. Boom! Tuzzi, tuzzi, win! Qua ci vuole una scuccatella di mani. Applausi a tutti! Ok, Morino, grazie di essere passato. In live naturalmente ci becchiamo chez toi. Merci beaucoup, monsieur Moreno. Et tu, come si dice da quelle parti. Grazie ancora per aver offerto un po' di caffettaus al nostro canal house. Thank you so much, my friend. Oh, questo è andato. Vediamo questo. Se riusciamo a risolverlo. A sbrogliare la matas. Hashtag sbrogliare la matas. Follow the recommendations to hit all training targets. Oh yes. Forse questo, ma forse ce la chiediamo. Vediamo un po'. Sembra se mouse ci aiuta. Oh yeah, we are on the road. Etus, etus. Qua ci vuole un altro etus, etus. Una vita bella complicata qua. Il ping è sempre altino. Aspetta, forse questo vagamente mi ricordo dove dovrebbero apparire i carri nemici. Vediamo un po'. Sì, questo è un carro che fa molto molto male. Scusate se risulta, boom, se risulta un pochettino troppo brusco il movimento, ma yes. Oh yes! Siamo veramente molto molto fortunati! Mamro Carmen! Allora, scegliamo prima questo qua.
che stiamo più o meno coperti. No. Lo so, ma tengo sto mouse che fa pieno, vai giù. Ah, è uno, vai. Mamma mia, vai giù. Che ci vuole? Allora, mo ci abbiamo da colpire quell'altro là, assolutamente. Ok, l'abbiamo messo in tacca di mira. Vai là, lo spa. Lo spa. Caspiterina. Boom. Ragazzi, il problema non è tanto il manico. Boom, vai. Ah, meno male. Scendi, ok. Attendo a non scivolare. The further instruction, yes. Etuse. Va bene, direi tu. Ma io ce l'ho, cacchio, io ce l'ho uno alle spalle. Usamento. Vai, mira. E oggi capita, comanda, non ti arrabbiare. Oh, ma questa... Ah, ma si è bloccata. Ah, giusto, perché stavo ancora puntata sull'altro bed. Ui, Marco carissimo, buon pomeriggio, e tu. Scusami Marco, aspetta. Ok, un po' di pazienza che qua. Bei fuochi d'artificio, ma ce n'abbiamo un altro qua. Ah, sta proprio là dietro, sta. Allora, bersaglio su. Buon pomeriggio a te, caro Marco, e buon inizio della settimana. Un attimo solo, un po' di pazienza, poi ti faccio gli onori di casa. Spara. Brava. Boom. Ok, ma c'è rimasto solo questo. Allora, questo quasi. Me lo farebbe così. Oh, sono stato abbastanza fortunato, eh. Oh. Boom. Gaccia. Scusami, ma... Sto gioco qua richiede parecchia... devo salire alla montagna. Richiede parecchia concentrazione e qua se riesco a superare questo livello di addestramento sono altri 40.000 everons da investire. Poi sono subitissimo detto... Parapam.
A mappa è come alto il pingo a you. Incredibile. E questo come l'ho fatto fuori? Questo carretto. Oh, qua mi rimangono 3 minuti e 20 secondi. E c'ho 1, 2, 3, 4, 5 carri e non ce la faccio. Ok, comandante. Yes, sir, as you wish. As you wish. Vediamo dove sbucano. Oh cacchio, quello è sta roba là. Scera miseria. Vai, lei lo spa. Lei lo spa. Ok. Boom. Allora, ora mi devo defilare piano piano. Ecco qua. Così lui non mi può colpire. Non vorrei che venga a scoprire altre cose. Ecco qua. No. Non sono messo proprio nella posizione giusta. Mi sa che non ce la faccio. Caspiterina. No, non ce la faccio. Tendiamoci. Mamma mia, quanti ce ne stanno? Va bene. Dai, dai, cancia, cancia, cancia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Dai, dai, dai. Sì. Wow, aiù, incredibile! Qua ci vuole una scuccatella di mani, mamma mia! Impresa incredibile! Grande Marco! Bentornato, Mr. Marco! Wow, ragazzi, è stata proprio un'impresa epica! Incredibile, ma vero! Mamma mia! È stata una cosa incredibile. Sul filo del rasoio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farci qualche battaglia normale. Non questa. Non questa. No. Torno indietro. Battaglia casuale, ecco qua. Ci facciamo una battagliella casuale qua, vediamo come siamo messi. Ovviamente amici di Twitch, ma anche di YouTube, vi invito a passare nel canale del nostro Marco, ma anche nel canale degli altri amici che sono Renegade, gli altri che qualcuno di loro ha cambiato nome. Se siete appassionati di Euro Truck Simulator 2, naturalmente vi consiglio i loro canali, ma anche il canale dell'amico Andrea80BLA. Iscrivetevi, mi raccomando, e attivate le notifiche.
Qua il pingattissimo, cari. Questi mi fanno fuori subito subito. 500 millisecondi, mamma mia. Ah, mappa e quanto laggo. Dobbiamo provare a cambiare server. Si stanno abbassando, ah. Mi sa che siamo veramente intenti. Devo cambiare server. Server perché questo mi sa che è saturo. Pare che ci sono 70.000 persone su questo server, quindi mi sa che ne siamo assai assai. Assì assì. Ah, va quanto lagga. Caspiterina. Ehi. No, non è così. C'è un problema con il mouse qui. Sì, vabbè. Mettiamoci un po' a riparo. Però non ho capito da dove arrivano i colpi di artiglieria. Ah, stanno qua su, stanno. Ah, ma questo è anche un problema di brandeggio. E va bene. Vediamo come va a finire, ragazzi, poi naturalmente. Vediamo un po' se riusciamo a attaccare qualcuno qua che se ne è troppo lontano. Ovviamente, amici di Twitch, il giovedì mi pare che Marco insieme agli amici della Donkey Transport 3.0 fanno un convoglio che anche io appena possibile cercherò di prendere parte, anche perché ho fatto una promessa. E quindi ogni promessa è debito. Allora, questa non ho capito, questa sta sulla montagna però, mi sa, eh. Non ho capito questo dove sta. Allora, quello sta là, però il corpo di artiglieria. Ah, sono amici, ok. Togliar. Sì, però questi con i colpi di artiglieria, però. Tieni. Eccolo là. Vediamo un po' se quella dovrebbe essere l'artigliere. Più o meno qua. E qui mi sa che la partita qua finisce per loro. Ma vittoria per loro. Victory for them. Sì, quello è il carro dell'artiglieria là. Quello fa male. Fa molto, molto, molto male. Thank you.
Vediamo un po' se siamo, se abbiamo la capacità di quella è l'artiglieria. Vediamo se riusciamo a spostare su Patrick. Eccolo qua. No, non è questo. Eccolo là, il corpo di artiglieria. Dai, dai, dai. GG. Questo qui sta messo maluccio, 29 su 540, però ne è rimasto solo uno, dai, almeno così recuperiamo anche qualcosina. Aia, aspetta, veicolo di oh, che ha fatto? Ah, vittoria, ottimo, vai, applausi. Vediamo un po' se riusciamo a fare di meglio. Let's check if I can do better. We can do better. Ok, allora vediamo un attimo come siamo messi. Allora, riparazioni. Ah, ok, non c'è bisogno. Ci facciamo un'altra carrozza. Allora, ah, vediamo un po' se possiamo personalizzare qualcosa, ricercare. Che cos'è questo? 11.000. No, non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora, vediamo un po' se possiamo potenziare qualcosa. Allora, questo ci dice potenza del motore, possibilità di incendio se colpito, però ci fa andare più veloci. Quanto costa? Allora, 1400 punti di esperienza ce l'abbiamo, 16.000, vai. Vendiamo l'altro motore e recuperiamo la differenza e vediamo cosa ne viene fuori. Vai, la differenza è tussi e tussi. Qua ci vuole sempre un po' di tempo. Necessita un pochito di tempo. Ok, meno male. Da-na. Go west. Na-na-na-na-na. Il ping è leggermente calato. Abbiamo qualche artigliere. C'è un artigliere. Questo carro qua è buono. L'ho provato. This tank is very good. It's awesome. I tried during the in treatments. Vediamo un po' come siamo messi. Oh, ok, forse ho capito il problema qual era. Ho tolto il tappetino da sotto al mouse perché aderiva troppo. Vediamo un po' come andiamo così. Ok,
Anche se è così, abbiamo risolto anche un piccolo dilemma, diciamo, se abbiamo capito che qua, oh caspiterina, guardiamoci bene attorno. La vaga impressione questa, qualcuno appostato là. Ok, si muove molto più velocemente, ragazzi. Quindi il problema non era il mouse, ma era il tappetino. Lo sapevo, c'è stato qualcuno appostato su in mezzo alle frasche là. Abbiamo senza voluto, abbiamo fatto scoprire dove stava il nemico imboscato. In bush. Allora non conviene scollettare. L'ho visto. Qui però devo cercare di beccarlo alle spalle. I'll try to shoot the tank by the shoulder, by the back. Oh, guarda caspita sta questa. Caspita, che sta a casa. Caspiterina. Solo che ho la vaga impressione che sta qualcuno imboscato. Ho visto la traiettoria. Let's find the artillery. Hold on. Boom. Caspiterina, mettiamoci. Eccolo lì. Boom. Oh, ma c'è qualcuno che non sa. Idea una, quella di cercare boom, bella la mira assistita, nice the automatic sight, boom. Such a great thing. Eh sì ragazzi, il problema è il tappetino del mouse, che adesso è molto meglio. È l'ultimo questo. Oh, thank you so much. Grazie Gaspari per i pitti dai. Thank you my friend. È la prima volta che sono riuscito a vincere una gara. Questa volta abbiamo beccato uno staff dei giocatori davvero molto 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 in gamba. Allora vediamo un po' che ci dice. Allora, dettagli. Che altro ci dice? Cos'è? No, questi sono le solite
offerte, però volevi sapere com'era là. Vabbè, allora vediamo un attimo. Che se no, allora vediamo un po' se possiamo addestrare. Allora, capocarro, vaccariello o vacciariello, il sergente, ok, però il caporale qua, ah, sergente, capocarro, vediamo un po'. Allora, questo, lui dovrebbe fare un po' di addestramento, questo sta al 57%, vabbè, abbiamo il capocarro, recluta capocarro, recluta capocarro. Vediamo, addestramento base. Ventimila, facciamo questo. Va. Ah, quasi. Allora, riaddestra. Riintegra. Apri il libretto d'equipaggio. Vediamo un po' qua. Adesso è possibile. Quanto ci costa? No. Mamma mia, esagerato, troppo, 2 milioni, a parte che, chi ce li mette? Vediamo un po', riaddestra tutto l'equipaggio, no, quindi noi l'abbiamo già addestrato al 75%, allora non c'è bisogno, quindi in effetti noi abbiamo fatto fare una specie di corso di accelerazione, e infatti 108%, decisamente. Decisamente meglio, vedete, questo è pilota, caporal maggiore, questo è il marconista, ok, e questo è il cannoniere, ottimo, perfetto, facciamo una garetta qua, un'altra battaglia, vediamo cosa ne viene fuori poi, naturalmente ci congediamo e ci ribecchiamo naturalmente al prossimo episodio. Come sempre, per gli amici di YouTube vi ricordo che nella descrizione trovate i link dei miei canali social, oltre naturalmente al link per acquistare da i piani bio e il link che vi permetterà di acquistare i prodotti dei Wondershare. Potrete acquistare tramite il link di affiliazione, il mio link di affiliazione, potrete acquistare Filmora scontato fino al 5% se pagherete naturalmente con PayPal. Ok, il varco mi sembra l'unico mi serve qui, purtroppo ping malamente, quindi questi sono i cacciacarri. Questo che sta a fianco a me è pure un cacciacarro. Questi sono tre cacciacarri qua. E questi qua ci fanno la bella subito subito. To the suite. Qualcuno ha avvistato cosa? Insight. Vediamo un po' se riusciamo a beccare qualche carro nemico alle spalle. Che così perlomeno o ci fanno il servizio loro a noi oppure noi a loro. Speriamo di non cadere.
Aia, ci hanno fatto alla cartella. Vediamoci come va a finire la partita qua, poi ci congediamo. Allora, vediamo un po'. Diamogli una mano. Non ho capito queste dove arrivano. Allora, questi sono artiglieri amici, ok. Purtroppo non posso dargli la posizione esatta degli artiglieri. Dai, dai. Vediamo se hanno capito. Si sono imboscati addirittura. Beh, i cacciacarri in battaglie così sono, non sono proprio il massimo, perché adesso ovviamente si mettono qua e non si muovono. Dai, dai, che tu sei artigliere, credo, sì. Sono da provare questi carri, eh. E vabbè.
E c'è ragione. Peccato che non c'è un artigliere. They are stacked. Dai, dai, su, su. Come on, come on, let's go. Dai, dai, forza ragazzi, forza! Andate su, andiamo! Vediamo se riusciamo a beccare dove stanno. Questo è l'artigliere. GG. Dai, dai. Sto cercando di individuare il fuoco dell'artiglieria. Dovrebbero essere soltanto... Dovevano essere solo due mezzi dell'artiglieria, quindi si ipotizza che dovrebbe essere un carro. Oh ragazzi, è stata una battaglia dura, ma alla fine abbiamo portato il risultato a casa, ragazzi. Lasciamo un bel applauso a questo team, perché è stato veramente, veramente molto, ma molto, molto, molto bravo. E allora ragazzi, siamo giunti al termine di questa avventura. Naturalmente saluto e ringrazio tutti coloro che sono passati a salutarmi, quindi ringrazio Gaia, ringrazio Gaspari, ringrazio l'amico Marco che è passato a salutarmi, ringrazio anche l'amico Dennis, grazie Marco per essere restato in compagnia, ringrazio Moreno naturalmente per il supporto al canale, per la compagnia. Adesso facciamo anche uno shout out al nostro mitico Marco, che naturalmente vi invito a passare nel suo canale. Ringrazio anche naturalmente Ita per essere
passata a salutarmi. L'appuntamento con World of Tanks è naturalmente per domani, per gli amici che sono in questo momento in live, naturalmente per gli amici di YouTube. Fatemi sapere se questo gioco vi sta piacendo, lasciate tanti bei like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi ai miei canali se non l'avete ancora fatto. Detto questo, risaluto ancora una volta i moderatori, gli amici e tutti i sostenitori. E quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much e state buono io. Grazie a tutti.